Bentornati cinefili, questo canale parte, sono sempre Victor Laszlo 88 e oggi voglio parlare di un film che non mi incuriosiva neanche un po', anzi questa è stata una delle rare volte in cui stavo per cadere vittima del pregiudizio. Mi riferisco alla pellicola di 2017 per la regia di Seth Gordon ed è Baywatch. Cosa intendo quando dico che stavo per cadere vittima del pregiudizio? Nel senso che stavo andando in sala convinto che il film sarebbe stato una porcheria immane. Io cerco sempre di dare una possibilità a tutti i film che guardo senza andare troppo prevedibile. Solo che il trailer faceva presagire la porcheria che il film sarebbe stato, quindi sinceramente non riuscivo a pensare mi divertirò, sarà interessante. Era una cosa sbagliatissima. La cosa importante però è non cedere al pregiudizio al punto di dire no, il film non lo vado a vedere, io se posso guardo tutto, e questo l'avrei guardato anche perché so che è un film che nel bene o nel male avrebbe fatto discutere e che in tanti sono curiosi di guardare. Fai a sapere come mai. Sta di fatto che io mi sono divertito come un imbecille a guardare questo Baywatch. Ma andiamo con ordine. Chi è il regista Seth Gordon? Seth Gordon ha diretto un film divertentissimo, sebbene abbastanza idiota, come ammazzare il capo e vivere felici. Quindi è un film, quello con Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Jason Bateman, che all'epoca mi aveva divertito. Poi è uscito il seguito che mi pare non fosse diretto da Seth Gordon, che se possibile mi aveva ammazzato da ridere di più rispetto al suo predecessore. Non stiamo parlando di grandi commedie, sono film abbastanza stupidi, ma che nella loro stupidità riescono comunque a fare il proprio dovere, anche perché credo che guardando il trailer di Baywatch nessuno abbia pensato wow, adesso vado a divertirmi come un pazzo. Tutti hanno pensato è una cagata, sembra incredibilmente trash e io voglio quello. E effettivamente il film è coerente con se stesso, non ha mai cercato di vendersi per qualcosa di diverso da quello che di fatto è. I trailer erano qualcosa di aberrante, con battute sul sesso, gente che tocca scroti, addirittura è uscito il poster con i due palloni da spiaggia e il galleggiante che usano i guardia spiaggia per andare a salvare le persone, che formava praticamente un cazzo, e sotto ogni pallone da spiaggia c'era un nome, quello di The Rock e quello di Zac Efron. Quindi è un film che già dal poster dà dei coglioni ai protagonisti, e io quando ho visto questo poster ho pensato ma cosa cazzo stanno per mandare in sala, anche perché Baywatch, la famosa serie degli anni 90 con protagonista David Hasselhoff, non era una serie volutamente trash. A guardare adesso è qualcosa di esilarante, perché parla di un gruppo di bagnini fondamentalmente che si mettono a investigare e risolvono casi che neanche Sherlock Holmes. Ma all'epoca la cosa funzionava, era una serie che si prendeva, per dato il gioco di parole, sul serio, era divertente, quello che volete, era un po' trash perché comunque mirava a tenere incollata la gente allo schermo con le tette di Pamela Anderson, e vorrei ben vedere. Però comunque non era una serie volgare come lo è questo film. Il tono di questo Baywatch non c'entra niente con quello della serie degli anni 90, eppure ne è una trasposizione abbastanza fedele, tra virgolette, nel senso che come puoi trasporre una serie del genere senza che la critica e il pubblico ti ridano dietro? Non devi prenderti assolutamente sul serio, nel senso che hanno preso i vari personaggi e li hanno affidati ad attori che, tranne in qualche raro caso, non è che c'entrassero molto con quelli originali. Ad esempio, Mitch Buchanan, ruolo che fu di David Hasselhoff, è qui affidato a The Rock. Che cosa cazzo c'entra The Rock con David Hasselhoff? Nulla. Però il personaggio effettivamente ha la stessa sicurezza in se stesso, la stessa bontà e voglia di salvare le persone che aveva il Mitch Buchanan della serie. Poi per il resto è praticamente The Rock che fa Mitch Buchanan, non è diverso dal personaggio che interpreta in Fast and Furious, è una sorta di Superman senza poteri che fa cose che un essere umano normale non dovrebbe poter fare. Ma il punto è che ognuna di queste cose che fa viene messa talmente alla berlina che tu non puoi non ridere. Quando vai a vedere un film come Baywatch e sai già che tipo
di comicità ad aspettarti, allora puoi rimanere soddisfatto, perché se volete un film che porti in scena tanto cattivo gusto, tante battute idiote, alcune che non sfigurerebbero all'interno di un cinepanettone, allora è inevitabile che andiate a divertirvi, perché è un film che riesce a suscitare risate anche abbastanza grasse solo ed esclusivamente se contestualizzato. Dovete sapere che cosa state andando a guardare, perché ci sono tanti film che vogliono essere trash ma che non funzionano, che sono solo brutti. Guardate ad esempio i vari Hot Movie, 300, quelli di Friedberg e Seltzer, tutti quelli che sono nati dalla costola di Scary Movie ne sono diventati il manierismo, dei film che non hanno senso di esistere, con battute che non fanno ridere e vorrebbero essere trash, stupidi, ma risultano brutti. Questo vuole essere trash e stupido, ma è stato affidato a persone che sanno stendere una sceneggiatura. È una sceneggiatura che è nata per essere idiota, è nata per essere una cagata, ma è quella specifica cagata. E io ho stima delle persone che, quando si mettono a lavoro su un film che è una cagata, riescono comunque a tirare fuori qualcosa che sia dignitoso in quell'ambito, perché nel suo filone, quello dei film che proprio sono beceri, le cosiddette americanate, funziona la stragrande. E io quasi mi sono, anzi senza quasi, mi sono vergognato a ridere certe battute, alcune erano troppo anche per me, cioè erano veramente troppo, e ho pensato, vabbè, ho capito, queste sono proprio cose da cinepanettone, non dico ai livelli di gente che mangia la merda, ma siamo lì. Però il punto è che sono riuscito a contestualizzare questo tipo di film, perché comunque è proprio ormai, ad esempio, Zac Efron è un attore che ormai viene relegato a film di questo tipo. Però ad esempio un Cattivi Vicini non è alla stregua di un Nonno Scatenato, perché Nonno Scatenato è una puttanata di film allucinante, scritto veramente male, ma proprio male, e che ha come protagonista, oltre a Zac Efron, Robert De Niro, e vedere De Niro ridotto in quel modo a me fa una tristezza allucinante. Se non altro in inglese, nel titolo inglese è Dirty Grandpa, il nonno zozzone. In Italia, siccome siamo un po' stronzi quando ci mettiamo, hanno voluto a tutti i costi tradurlo come Nonno Scatenato, perché c'è De Niro e quindi dobbiamo stuprare il titolo di Toro Scatenato, giusto per non farci mancare nulla. Cattivi Vicini invece è un film che comunque è scritto con una certa consapevolezza. Il secondo è abbastanza orrido secondo me, ma il primo, per quanto stupido, per quanto idiota, ha dei momenti che sono ai limiti del geniale. Perché? Perché si parla della Apatow Mafia, si parla di Seth Rogen, c'è di mezzo anche Dave Franco, un po' della crew di Facciamola Finita, e quando vai a vedere un film di quella crew tu sai già che cosa ti devi aspettare, quindi ci sta, la contestualizzazione è molto importante. Ma poi al di là di quello è scritto meglio di un Nonno Scatenato, almeno lì le battute, per quanto stupide e idiote, avevano un senso e erano anche interpretate da attori che comunque hanno la faccia giusta. Quando vedo Seth Rogen che fa il coglione, io non ce la faccio a pensare, mamma mia che minchiata sto guardando, è Seth Rogen, punto, cioè, capito? E con la stessa cosa lo penso di The Rock. Io credo che non esistano film brutti con The Rock, esistono film brutti che The Rock salva, perché anche il film più brutto a cui The Rock abbia fatto parte, comunque, non dico che lo si reputa bello, ma lo salvicchi, perché lui ha questa presenza, questo carisma irresistibile. E poi qui, non prendendosi sul serio, è proprio all'ennesima potenza. E abbiamo alcuni dei personaggi storici della serie, come ad esempio CJ, che non è più interpretata da Pamela Anderson, ma comunque sono riuscito a trovare un'attrice che le rendesse giustizia. Sicuramente il personaggio è provocante, ma forse un pochino più sobrio rispetto a Anderson, che aveva veramente questa fisicità estremamente dirompente. Poi abbiamo anche Stephanie, Matt Brody, Summer, insomma ci sono un po' tutti. E tra altre cose Zac Efron in questo film è riuscito a essere divertente nonostante certe gag che erano realmente esagerate. Come ho detto prima, ormai lui è un pochino, come posso dire, abbonato a questo tipo di film, d'accordo? Il Nonno Scatenato, Cattivi Vicini, eccetera. Però bisogna anche saperlo gestire.
in questo caso che cosa hanno fatto? Non si sono limitati a prendere Zac Efron, che è il fisicone, peraltro è inquietantemente pompato, io vi giuro che non capisco come cazzo abbia fatto a diventare così, anzi una mezza idea ce l'ho, però naturalmente non è che posso mettermi a millantare. Sta di fatto che va bene l'allenamento, ma avere un fisico del genere senza un minimo di aiuto esterno, io non so come sia possibile, lo stesso vale per The Rock. Però sta di fatto che Zac Efron qua è esageratamente pompato, ma non hanno preso sul serio la sua presenza, perché c'è questa gag che mi ha ricordato molto Scrubs e che quindi ho aspettato tanto, con The Rock che fondamentalmente lo chiama mai con il proprio nome, ma sempre con nomi che hanno a che fare con boy band, film per ragazzini e quant'altro, perché lui comunque ce l'ha ancora questa faccia da ragazzetto che piace alle ragazzine che guardavano ancora High School Musical, per cui lo hanno preso per il culo in questo senso, così come prendono per il culo The Rock per il suo essere continuamente macho senza mai volersi fermare. E quindi è per questo che il tutto funziona, perché quando sanno dove andare a prendere per il culo, allora hanno vinto. E oltretutto, per il fatto che loro continuano a investigare, che siano dei bagnini speciali, tra virgolette, è una cosa che viene rimarcata continuamente all'interno del film. È questa la cosa bella, cioè è per questo che io credevo che non avrebbe potuto funzionare una trasposizione di Baywatch. Perché Baywatch comunque si prendeva bene o male sul serio, scherzava su certe cose, però comunque era una serie in cui c'erano anche tematiche serie all'interno, e invece qui quelle tematiche vengono completamente accantonate per essere, o meglio non è che vengono accantonate, vengono prese e messe alla berlina piuttosto, e questa è stata una mossa veramente intelligente. Ci sono dei momenti con degli inside joke che sono veramente geniali, per non parlare dei cameo o di alcuni dei personaggi della serie originale, che non vi sto spoilerando perché tanto vengono fuori i loro nomi a carattere cubitali all'inizio del film, quindi è una cosa che sapete fin dall'inizio, e anzi una volta che avete detto certi nomi vi mettete a cercare di capire quando arriverà il cameo. Io per tutto il tempo non è che dicevo quando è che arriva, perché volevo vedere come avrebbero inserito il dato personaggio, anche se i nomi escono fuori a caratteri cubitali all'inizio del film, comunque non voglio dirvi di chi sto parlando, anche se è una mezza idea, probabilmente potete avercela, e se avete capito vi assicuro che quello specifico cameo vale tutta l'attesa, perché quando c'è veramente è qualcosa che fa ammazzare dalle risate, ma sul serio. In sostanza Baywatch di Seth Gordon è un prodotto che si piazza a metà tra una puntata dei Griffin, o comunque in generale una qualunque produzione di Seth MacFarlane, perché ha degli echi di Ted e di Ted 2, o anche di Un milione di modi per morire nel West, che è quello che mi è piaciuto di meno suo, perché aveva, cioè, quando inizia a usare troppo le battute sulla merda, ma mi cadi un po', però vabbè, lì sono gusti. E fondamentalmente tra quello e un qualunque film di Paul Feig. Paul Feig è un autore di commedie, anche regista, che non a tutti piace, è quello di Spy, è quello dell'ultimo Ghostbusters, che molti detestano, ma che io sinceramente trovo un film normale. Certo, il problema è che cioè, vuole sfruttare il brand di Ghostbusters, però in sé perlomeno è un blockbuster che riporta lo stile dell'autore, perché tanti reboot del cazzo che si vedono adesso potrebbero essere diretti da chiunque, neanche lo noteresti. Quello è un film di Paul Feig, e lo vedi che è un film di Paul Feig perché è stato diretto e scritto da lui, e nella scrittura si capisce tantissimo che è roba sua. Cioè, se io non avessi saputo che era stato Paul Feig a dirigerlo e a scriverlo, avrei detto, guardandolo, cazzo, ma sembra un film di Paul Feig, perché riporta il marchio di fabbrica per quanto riguarda la comicità di questo particolare autore, e quindi la comicità è un po' quella. Qualcuno, quando sono andato anteprima, parlando, mi ha detto sembrava di vedere una sorta di 21 o 22 Jump Street, i due film tratti dalla serie culto di parecchi anni fa con Johnny Depp, se non erro, 21 Jump Street, diretti da Phil Lord e Chris Miller. Ora, sinceramente devo essere proprio onesto, a me quel film ha fatto morire da ridere, e trovo che siano infinitamente più belli di Baywatch. Perché? Perché si parla ancora dell'Apatow Mafia, e le demenzialità dell'Apatow Mafia sono inarrivabili. Ma ammetto che
in questo caso effettivamente ci sono degli echi di quei film, di quella particolare tipo di comicità, solo molto più caricata e sguaiata, e in alcuni momenti un po' si perde effettivamente. Quindi ci sono delle scene che ti viene veramente da dire: ma porca miseria, ma potevano evitarla questa cosa qua. Ma allo stesso tempo ce ne sono altre che ti fanno pensare: no vabbè, io non posso farcela. E sono andato a vederlo con il buon Guido, il buon Andrea Bellucci in Real Productions, quindi persone che conosco, e ci siamo fatti delle grasse risate. Quando alla fine sono uscito dalla sala, lui che dicevo vabbè, e c'è Andrea che mi ha guardato: ma vai a cagare che ridevi come una merda. E io gli ho detto: non ho potuto fare altro che dirgli sì, hai ragione, perché vorrei dirvi che è un film di merda, e ve lo posso dire, perché Baywatch in sé è un film del cazzo, è qualcosa di ignobile, ma è esattamente il film del cazzo ignobile che chi decide di andare a vederlo dopo aver visto il trailer vuole. Cioè è questo il punto, è uno di quei film che una volta che hai saputo cosa stai andando a guardare, vi assicuro che si rimane soddisfatti. Ma si rimane soddisfatti perché ogni tanto ci vogliono anche queste leggerezze, ma sono leggerezze fatte bene. Perché un Baywatch lo salvo, un cinepanettone no? Perché nei cinepanettoni, soprattutto quelli degli ultimi tempi, le gag idiote ci sono, ma sono solo quelle, non c'è niente attorno. Questo film invece si impegna, si prodiga per dare, per offrire intrattenimento allo spettatore, con anche una trama che ti interessa, perché a un certo punto tu vuoi vedere come va a finire la storia, perché è talmente folle, anche abbastanza basica, ma talmente folle che tu vuoi capire come risolveranno il tutto. Cioè ci sono, e poi lo svolgimento è classicissimo, cioè è proprio classico, è lo svolgimento di mille altri film, però comunque con la sua semplicità, ma anche con alcune sorpresine a livello narrativo, questo Baywatch riesce a comunque risultare una commediaccia che però fa il suo dovere. È un film che vuole far ridere, che vuole intrattenere. Io mi sono sentito intrattenuto, mi sono sentito divertito, e tutti quelli che erano in sala bene o male ridevano, poi abbassavano lo sguardo perché come me si vergognavano di ridere a certe porcate, però alla fine ti divertivano. E se io guardo un qualunque altro film, come ad esempio quelli citati, Hot Movie, 300, Epic Movie, oppure un cinepanettone, non rido, non ce la faccio. Perché? Perché le stesse porcate date in mano a qualcuno che ti sa stendere una sceneggiatura e che ti sa giocare su certi elementi comici in maniera sapiente, ti cambia il risultato del tutto. Lì è proprio una questione di bravura nello scrivere. Se tu sei bravo a scrivere un film, a scrivere una sceneggiatura, allora anche la peggio porcata ti riuscirà comunque bene, nell'ottica della peggio porcata che voleva essere. Tra l'altro questa non era certo la prima volta in cui si cercava di trasporre una serie cult datata sul grande schermo. Ad esempio ci avevano già provato con Miami Vice, serie TV anni 80 se non erro, un poliziesco abbastanza scanzonato, che nel film diretto da Michael Mann era stato un po' travisato, perché come mi hanno fatto notare anche alcune persone sotto al post dedicato a Baywatch di qualche giorno fa sulla mia pagina Facebook, il film di Mann è cupo, un thriller poliziesco anche abbastanza violento, che nulla a che fare effettivamente con le atmosfere distintive della serie. Oppure basti pensare anche solo a Starsky Hutch con protagonisti Owen Wilson e Ben Stiller, un film di più di 10 anni fa che non venne praticamente apprezzato dalla critica, nemmeno molto al pubblico. Ricordo che da ragazzino mi divertì circa, però è un film che lascia il tempo che trova, e potrei andare avanti, la lista è lunga. Si è cercato spesso in passato di riportare in auge certe serie. Secondo me, contro ogni previsione, Baywatch è una delle trasposizioni più intelligenti, perché riprende alcune cose dalla serie però parodiandole, prendendole in giro, mettendole, come ho detto, la berlina, e paradossalmente riesce a essere una buona trasposizione della serie nonostante le atmosfere non siano le stesse, almeno dal punto di vista della comicità. Però poi abbiamo i maschi manzoni fisicati, le ragazze poppute, e il gioco è fatto. Oltretutto, in tanti so che stanno aspettando che io dica qualcosa sulla Daddario. Alexandra Daddario, che qui interpreta Summer, è credo il motivo per cui il 90% delle persone vogliono andare a vedere questo Baywatch. E la Daddario è una ragazza stupenda, si è fatta conoscere in maniera massiccia con True Detective,
dove ha mostrato abbondantemente le proprie grazie, ma penso che sarete abbastanza tristi nello scoprire che qui non è particolarmente scollata, è più scollata l'attrice che interpreta CJ. Va benissimo, va veramente benissimo, però nel senso che la Daddario io trovo che sia una ragazza meravigliosa, ma non solo ed esclusivamente per via del suo seno, anzi è, secondo me è una visione tutta, degli occhi, una presenza, un portamento, una, anche una certa eleganza, se vogliamo, che ti tolgono il fiato. Quindi scollata, collata, ma chi cazzo se ne frega, basta che me la date nel film, io sono contento. Quindi già solo la Daddario per i maschietti e Zac Efron per le femminucce sicuramente valgono il prezzo del biglietto, perché ripeto, vedi il trailer di Baywatch, ti viene voglia di andare a vedere Baywatch, perché? Perché vuoi manzi gonfiati, ragazze poppute, l'atmosfera da spiaggia e The Rock che fa il coglione. Tutte queste cose in Baywatch le abbiamo e quindi va bene così. È un po' che non trovavo un film che fosse effettivamente onesto, perché se notate questo maggio è stato un'ecatombe, almeno per quanto mi riguarda, cinematograficamente parlando, perché la maggior parte dei film più attesi che io volevo vedere sono stati per me una delusione, non perché io sia diventato un bastian contrario, non perché io mi diverta a smontare un film, a parte il fatto che se si parla ad esempio di Wonder Woman non è che l'ho smontato, semplicemente ho rilevato i difetti, ma ho detto che non è un brutto film, così come non è un brutto film Alien Covenant, però Alien Covenant mi ha deluso veramente tanto. King Arthur non è che l'attendessi particolarmente, ma mi ha deluso anche lui. Non credevo che forse l'unico film che effettivamente mi soddisfacesse potesse essere Baywatch. C'è stato anche Scappa Get Out, ma quello effettivamente è stato un po' neanche una sorpresa, perché ne parlavano veramente bene, quindi si è semplicemente rivelato all'altezza delle critica che si portava dietro. Wonder Woman no, perché Wonder Woman forse mi ha deluso, perché ne sentivo parlare così bene, ma mi sono trovato di fronte un film abbastanza mediocre. Mai avrei pensato che Baywatch mi avrebbe soddisfatto, forse perché sono andato a vederlo con aspettative talmente basse che alla fin fine mi sono ritrovato divertito. Però ripeto, non mi sognerei mai di dire in sé che Baywatch è un bel film. È il film giusto per il suo filone, per il tipo di film che vuole essere, cioè non tradisce non tradisce l'aspettativa che ti dà il trailer. Cioè, se io vedo il trailer, penso è un film del cazzo e quant'altro, e effettivamente è quello, però forse è andato un po' oltre a quello che avrei creduto, perché non pensavo che mi sarei divertito con quella roba. E invece io non sono uno che si diverte facilmente con certe cagate. Se sono fatte bene, sì, e io non pensavo che sarebbero state fatte bene, invece diciamo che hanno trovato la loro dimensione, hanno trovato il loro modo di raccontare una storia assurda. Peraltro la villain della pellicola, quella Victoria Leeds, che è una cattiva quasi bondiana, e lo dice anche lei a un certo punto, è interpretata da Priyanka Chopra, questa attrice molto formosa che non sfigura affatto nel contesto del film, perché comunque questa cattiva anche un po' sensuale ed è una cattiva pura, nel senso che è proprio stronza, è proprio, fa delle cose terribili senza alcun rimorso di coscienza, e è il villain perfetto per un film di questo tipo. Veramente, innanzitutto non mi sarei aspettato una villain, quindi è anche un po' una parodia, no, di questa tendenza a inserire personaggi femminili forti e indipendenti. Qua metto un personaggio femminile forte e indipendente, ma è la cattiva, e uso questa sua forza, questa sua indipendenza per fare cose brutte. Quindi io l'ho visto un po' come una sorta di fare il verso a tutto questo continuo voler ostentare il girl power, non tanto per una questione di è giusto inserire personaggi femminili forti indipendenti, ma per dire lo facciamo anche noi perché lo stanno facendo tutti e è la moda, capito? Cioè molto spesso è così, per cui è più una decisione politica di comodo tra virgolette che effettivamente per mandare un reale messaggio. A volte invece il messaggio cede forte, altre volte è semplicemente un attaccarsi al carrozzone del vincitore. Va questa cosa, lo fanno tutte le major, punto. E quindi c'è un po' questo fare il verso, perché comunque è importante effettivamente inserire anche personaggi femminili che siano forti. Non sempre questo viene fatto con consapevolezza, quindi mi piace il fatto che abbiano voluto mettere un po' la bella in questo. Magari poi non era la loro intenzione, ma io l'ho vista così, e volendo, secondo me, si può anche intendere in questo modo. Per cui, da quel punto di vista sono rimasto sinceramente colpito. Oltretutto è talmente antipatico il personaggio di Victoria che tu per tutto il tempo speri che faccia una fine orribile. Ecco, un'altra cosa, ho notato che nel film è costantemente presente
La tematica della morte, nel senso che continuiamo a vedere cadaveri di gente morta anche male, scene con cadaveri anche abbastanza inopportune, gente che muore in maniera violentissima, però il tutto è messo in ridicolo per far ridere o sorridere lo spettatore. E trovo che questa sia una cosa effettivamente molto interessante. Questa cosa mi è piaciuta perché non mi aspettavo che fosse un film che ridesse della morte, come per dare un monito allo spettatore, ovvero che si può anche ridere delle cose brutte se messe giù in un certo modo. E sinceramente è una cosa che mi è piaciuta, perché è un film che riesce a essere scanzonato affrontando qualunque tipo di tematica. E secondo voi, io andando a vedere Baywatch in sala mi aspettavo di trovarmi un film che ridesse della morte? È un film che non nega di essere una stronzata, vuole essere una puttanata, ma è una puttanata fatta bene. Cioè, bisogna sempre, ripeto, contestualizzare. Se tu decidi di spendere dei soldi per andare a vedere Baywatch, sai cosa sei andato a vedere. Ti trovi in sala la determinata puttanata. È difficile che se tu vai aspettandoti una certa cosa non ti diverta con questo film. Io sono sicuro che tutti quelli che si aspettano un certo tipo di intrattenimento non rimarranno delusi, perché c'è quel tipo di intrattenimento specifico, fatto bene, scritto bene. E io da Baywatch non mi aspettavo questo tipo di onestà. Mi aspettavo che fosse una puttanata fatta per fare soldi e basta, e lo è, ma è una puttanata fatta abbastanza bene, quindi non è che lo stia osannando, perché comunque è un film che ha dei momenti che sono terrificanti, ad esempio una regia con questi continui campi e controcampi che ti fanno sanguinare gli occhi. Ero lì che dicevo, ma mamma mia, ma basta, ma che cazzo è sta roba, santo Dio. Quindi, cioè, piuttosto fai una bella inquadratura in campo medio dei personaggi che parlano, muovi ogni tanto la macchina presa, ma non continui campi e controcampi. Col montaggio hanno fatto un casino allucinante, ma non solo il montaggio, anche la regia. Ci sono diversi momenti in cui i movimenti di macchina non ti fanno capire molto l'azione, e poi gli effetti visivi sono semplicemente aberranti, sono qualcosa di mostruoso. C'è una scena d'incendio che mi ha fatto vergognare, però è così, non è che si può fare molto. Il punto qual è? Il punto è che, nonostante questi difetti, Baywatch alla fine è un film che riesce a fare il suo. Vuole intrattenere, mi intrattiene, vuole divertire, mi diverte, punto. È così. Quindi sono rimasto piacevolmente colpito nel ritrovarmi a non detestare il film, anzi a trovarlo anche abbastanza simpatico, pur con tutti i suoi difetti, pur essendo un film cinematograficamente abbastanza ignobile. Ma è quel tipo di ignobilità che alla fin fine la gente voleva. Il film sta floppando, l'ho detto, però perché probabilmente pensavano fosse una mera cagata e basta. Quindi sostanzialmente è questo il punto, però bisogna anche creare i contesti giusti. Perché capite che se io vado a vedere un Alien Covenant e mi aspetto un certo tipo di cose, questa cosa viene tradita, io mi rimango deluso. Se vado a vedere Baywatch e mi aspetto una puttanata e mi trovo sì una puttanata, ma che riesce anche a mettere alla berlina certe cose e comunque a risultare anche una trasposizione contro tutte le previsioni calzante della serie che voleva trasporre, io non posso parlarne male in toto, mi dispiace. Quindi, alla luce di tutto questo, il mio voto per questo film è 6,5. Mi raccomando, il primo che viene a dirmi hai dato 6,5 a questo e hai dato 6 Alien Covenant, cosa cazzo dici, come cazzo dai voti, io lo sculaccio sulla pubblica piazza. Scherzi a parte. Ultimamente io sono veramente stufo di queste persone che non ascoltano quello che dico. Allora, io non dico di voler essere incriticabile, anzi, le critiche, quando sono costruttive, ben vengano. Ma qualcuno avrà notato che ultimamente rispondo anche male, tra virgolette, a persone che però non stanno veramente criticando. Io detesto chi viene a criticare con la supponenza. Se mi viene a criticare con la supponenza, io non ti risponderò carino e coccoloso. Lo facevo una volta, adesso basta, perché sono convinto che certe persone, finché non troveranno qualcuno che gli faccia capire che si stanno comportando in un certo modo sbagliato, continueranno a farlo. Quando trovano quello che gli rende la pariglia, tra virgolette, si indigna, ma come sei maleducato, non è maleducazione. Io rispondo concitato a chi viene a dirmi certe cose in maniera maleducata, e lì mi dà molto fastidio, perché la maleducazione sul web dilaga
E tutti dicono, ma è il web. E no, ragazzi, è il web un paio di palle. Se volete interagire con me, dovete essere educati. Però ovviamente sto parlando in generale. È capitato di persone che sono educatamente anche per la storia del voto. Cioè, ma no, come cazzo dai voti? Io ogni cavolo di volta, ogni voto che do, dico come do il voto. Ma perché non vengo ascoltato? Mi chiedo, io non lo so. Cioè, è come se alcune persone non volessero ascoltare quello che dico. Io i voti li contestualizzo. Io è neanche un anno che do i voti. Se voi andate a vedere nel 2016, noterete che tante recensioni non ce l'hanno, e tutte quelle prima anche, perché io non lo davo. Adesso sembra che io do il voto da sempre. Io il voto non lo davo mai. Perché? Perché sapevo cosa sarebbe successo, ero sicuro che sarebbe successo questo, cioè torme di persone che arrivano a lamentarsi ai voti. I miei, io l'ho detto, darò i voti, ma i voti saranno molto contestualizzati. I miei voti non si possono paragonare, perché ogni film a cui do il voto ha diverse caratteristiche. I miei voti sono influenzati da queste caratteristiche: il contesto, se mi è piaciuto, l'intrattenimento che ho offerto oppure no. Alien Covenant, avevo certe aspettative che sono state disattese. È un film che punta tutto sull'estetica, e a me non basta che punti tutto sull'estetica. La storia non mi è piaciuta, non mi sono piaciuti i personaggi, non mi è piaciuto quello, il come è andato, le spiegazioni su Xenomorphi, non mi è piaciuto nulla tranne aspetto tecnico e Michael Fassbender. E quindi io più di 6 soggettivamente non riuscivo a dargli, ma ho nella recensione parlato delle cose obiettivamente buone del film. Quindi è pazzesco che basti un numero a mandare in crisi la gente. Quindi per cortesia, il 6,5 di Baywatch non è paragonabile al 6 di Alien Covenant. Grazie al cazzo che Alien Covenant è un film cinematograficamente infinitamente più bello di Baywatch. Ma qui si parla di un film che voleva dare un certo intrattenimento, e parlavo delle aspettative riguardanti il film. Non si possono paragonare, scusate se sono concitato, ma lo devo dire perché ho bisogno di far capire il perché mi risento quando l'ennesima volta mi sento dire ma tu hai detto sei questo, non è quello il punto. Quindi io, dopo questo piccolo sfogo, vi abbraccio, grazie mille per avermi seguito finché, tanto bene, intanto ho battuto qualcosa, ma non importa. Adesso farò un po' di spoiler, quindi se non avete visto il film, non avete saputo più nello specifico, non guardate il video, non proseguite con la visione, perché vi rovinerei il film e ci sono delle battute che secondo me andrebbero viste senza sapere di che cosa si tratta. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, altrimenti se avete saputo nello specifico, il solito spoiler da 3, 2, 1. Allora, ci sono delle battute che sono veramente allucinanti, come ad esempio quella del tizio Ronnie che cade sulla sdraio mentre CJ lo stava provocando involontariamente con la sua scollatura. Siccome ha un'erezione, gli si incastrano le palle e il pisello nelle assi di legno della sdraio, e quindi c'è questa scena lunghissima di lui col pisello incastrato, però è smorzata dalla battuta di The Rock che dice non ti preoccupare, è successo anche a me, davvero, sì, una volta sono rimasto incastrato in una donna per ore. È stupida, è volgare, ed è nel contesto di uno che ha il cazzo incastrato in una sdraio, eppure io gli sono scoppiato a ridere, perché è il tempo comico. Cioè, questo film ha indubbiamente dei tempi comici che sono fantastici in alcuni momenti. Una scena che però, ad esempio, quella mi è sembrata veramente troppo esagerata, è quella di Zac Efron che deve esaminare lo scroto del cadavere del consigliere, poi loro si nascondono nei loculi dell'obitorio e a Efron cominciano a colare in testa delle gocce di liquido e lui dice ma che cos'è? E allora c'è The Rock che dice la formaldeide scioglie il grasso dei morti, quindi quello è grasso necrotico. E lui tipo esce e si mette la mucchina in bocca. È troppo, cioè lì è veramente troppo, lì è veramente disgustoso. Però ad esempio sono morto quando alla fine c'è The Rock che spara con la candela romana alla cattiva e la fa saltare in aria, e vede Zac Efron che dice oh beh, pensavo fosse peggio, e invece iniziano a piovere i pezzi, tipo il piede, la mano, e lui fa oddio che schifo, e quel pezzo lì è una roba macabrissima, ma mi ha ammazzato da ridere. Non te l'aspetti, capito? È un po', ha un po' del 21 Jump Street come cosa, ha un che. Quindi diciamo che da quel punto di vista mi sono divertito tanto. E poi tutti gli inside joke, tipo loro che iniziano a dire tu pensi veramente che questo lavoro sia solo guardare la spiaggia? No, ci sono persone che fanno cose orribili, e iniziano a elencare una serie di crimini che hanno sventato, che sono puntate della serie originale. È divertente come cosa, è carino, per non parlare del cameo di David Hasselhoff. Cioè David Hasselhoff ormai sta tornando alla ribalta, come stanno tornando alla ribalta tanti personaggi degli anni 80, nel cameo però. Cioè ad esempio in Guardiani della Galassia volume 2, in questo film, cioè, prima vedi The Rock che quando viene licenziato dà le chiavi a Zac Efron e dice me l'ha dato il mio mentore, queste chiavi me l'ha dato il mio mentore, ora sono tue, e del portachiavi c'è la foto di David Hasselhoff con scritto Good Luck Mitch.
Quando The Rock inizia a lavorare in questo negozio di telefonia mobile, arriva a David Hasselhoff che dice Mitch, e c'è The Rock che lo guarda e fa Mitch. Quindi è Mitch Buchanan che è il mentore di Mitch Buchanan. Quanto cazzo è bella questa cosa, obiettivamente quella scena fa ammazzare da ridere. Oppure alla fine che arriva Pamela Anderson e dice, dicono che si chiama Casey J, una cosa del genere, che fondamentalmente è CJ. Quindi arriva lei, non dice niente, mostra le poppe, mostra le labbra rifatte e tutti quelli che negli anni 90 si sono massacrati letteralmente il fusto del pene a furia di seghe su CJ sono contenti, per cui da quel punto di vista nulla da dire. E poi ci sono tante altre scene che, pur essendo stupide, effettivamente nel contesto del film funzionano, ma ce ne sono veramente tante, cioè sono una montagna, non me le ricordo neanche tutte perché comunque non è che sia sto film memorabile, però ci sono proprio dei momenti, ad esempio quanto è tamarra la parte in cui Efron e The Rock si sfidano, cioè The Rock praticamente lo sfida a fare il percorso per veri uomini forzuti di lui che solleva i frigoriferi alla sbarra e anziché sollevare pesi solleva i frigoriferi. Cioè io quando ho visto quella scena ho detto no vabbè, ma chiudete tutto che hanno vinto. Cioè come fa a farti ridere un film in cui c'è The Rock che solleva dei frigoriferi, eppure c'è The Rock che solleva dei frigoriferi e tu ridi, perché è talmente stupido, talmente esagerato. Hanno utilizzato degli espedienti comici come l'esagerazione che funzionano nel determinato contesto del film. Quindi io non ce la faccio fisicamente a dire questo film non è da vedere, perché è da vedere, è consigliato, e io sono convinto che in tante persone lo stanno pensando, perché pensavamo tutti che fosse talmente un film del cazzo che a ritrovarci a ridere ci siamo sorpresi. Ma poi anche la questione di loro che devono investigare su Victoria è in pieno stile Baywatch. Lei che fa con quelle che inizia a ammazzare gente, tutti quelli che la ostacolano con gli scagnozzi. I cattivi sono stereotipati, ma sono i cattivi che ci servivano per un film del genere. E quindi, boom, io sono sinceramente rimasto colpito. Devo essere onesto, sono rimasto estremamente colpito da come certe cagate siano riuscite effettivamente a funzionare. Quindi, questa era la breve parte spoiler, non è che ci fosse molto da dire, ma volevo spiegarvi perché alcune cose mi sono piaciute e perché altre non mi sono piaciute. Quella della sdraio è una roba da cinepanettone, cioè una roba da Enzo Salvi che dice mamma mia come sto mentre c'è il cazzo nella sedia a sdraio. Solo che qui fa inevitabilmente ridere perché i tempi comici sono azzeccati, non c'è il panettone, no, è lì la differenza sta nella scrittura. Quindi io vi ringrazio di essere venuto qui, voglio bene, vi abbraccio, grazie mille, io spero di niente troppo, noi ci vediamo al prossimo video.